tutto bene? Bene, tu? Bene, ragazzi, cosa facciamo oggi? Ma ho sentito i ragazzi di The Hope Serie di Connettere l'Ambiente. Ci aspettano a via Lorenzo Ferrari. Andiamo subito? Andiamo subito? Vai. Ok, spegni il PC. Com'è? Bene, bene, tu? Tutto bene, vi stavamo aspettando, prego. Grazie. Clotilde e Gianluca sono già arrivati e vi aspettano in sala. Della web serie Connettere l'Ambiente, e questa sarà una puntata un po' diversa dal solito perché non sarà relativa a un parco naturale della città metropolitana dove abbiamo sempre fatto le nostre riprese, ma abbiamo pensato di fare una chiacchierata riguardo al lavoro che c'è stato dietro queste riprese. Sì, vi presentiamo un po' la troupe, visto che non si vedono, forse qualche faccia familiare c'è, tipo Gianluca che ha fatto l'esperto nella prima puntata, così ci ha aiutato microfonista, ogni tanto poi c'è una collega del servizio civile, e poi la troupe proprio che si è occupata delle riprese, delle sceneggiature, di tenere il microfono. Comunque, come è venuta un po' nata l'idea di Connettere l'Ambiente, di questo progetto, di questa web serie? Ma che dire, noi eravamo partiti con l'idea di far mostrare i parchi della città metropolitana, e da lì in poi però abbiamo pensato anche di voler sensibilizzare il fatto che comunque le aree naturali vanno protette. E quindi da lì abbiamo continuato un po' alla volta con la collaborazione sia del nostro responsabile che del mio collega Edoardo. E quale attrezzatura usavate? Allora, abbiamo usato diverse camere per fare diverse inquadrature, e abbiamo usato il microfono per l'audio, e poi abbiamo usato diversi software per il montaggio e per color correction o cose relativa al montaggio. Quindi come preparavate le varie puntate? Partivamo principalmente con l'idea comunque decidevamo di portare un determinato parco, una determinata area naturalistica, e poi partivamo con la sceneggiatura. Ci mettevamo lì, scrivevamo un paio di sceneggiature, giustamente. Un po' di copioni. Poi abbiamo dovuto comunque studiare prima le location da andare a vedere. Quello era fondamentale. Certo, capire dal contenuto, la sostanza della puntata, qual era più fattibile rispetto ad altre, come distanze, anche in base alle stagioni, tipo non andare magari a gennaio a fare un parco in montagna. E poi pubblicavate sui social. Come mai proprio i social? Cioè, per cercare di raggiungere anche un pubblico più giovane e che potesse avere più spettatori possibili, visto che i social sono comunque molto utilizzati. Soprattutto Instagram. Sì. Instagram e Facebook. E poi soprattutto YouTube. Sì, su YouTube. Assolutamente sì. Praticamente hanno questi due, Instagram e YouTube, che sono quelli che comunque sono i principali vettori, mi piace chiamarli così, di comunicazione e divulgazione. A sto punto iniziamo noi a farvi delle domande. Voi, che siete del servizio civile come noi, com'è stata la vostra esperienza? Perché avete deciso di fare il servizio civile? Ma la scelta del servizio civile è perché è un'opportunità che appunto si ha tra i 18 e i 28 anni, e quindi colto l'occasione un po' per mantenerli durante gli studi, un po' comunque il progetto che sono andato a scegliere dal mio punto di vista era specifico per potermi specializzare nel settore ambientale, visto che comunque il mio percorso di studi è quello. Ma invece a fare i protagonisti nel progetto Connettere l'Ambiente nella web serie è stato, cioè, vi è piaciuto? Qual è stata la cosa più difficile? Io all'inizio non lo volevo assolutamente fare, poi mi avete piano piano convinta, anche perché comunque recitare insomma per me è stato abbastanza difficile, soprattutto all'inizio. Poi piano piano ci ho preso la mano, mi sono ambientata, mi sono tranquillizzata, e anche vari esperti certi metteva molto a mio agio, quindi alla fine è stato divertente.
E poi in realtà abbiamo visto tantissimi posti veramente stupendi, quindi alla fine è stata una bella esperienza, ho imparato tante cose, anche confrontarci con gli esperti durante le pause magari, due curiosità da chiedere, così è stato interessante, e anche vedere l'intero processo produttivo per arrivare al prodotto finale del video è stato molto carino. E che effetto fa invece vedervi sulle piattaforme? Magari, che ne so, accendete YouTube, accendete Instagram e vi vedete. Che effetto fa? Strano. Più che altro sai che ci sono tante persone che ti possono vedere, che non conosci, che non conoscono niente di te. E... Sì, più che altro speriamo che sia arrivato un po' il messaggio di questi video, no? Ma quindi qual è stata l'area naturale che vi è piaciuta di più? Direi la Ghiglivrea, l'avevi visto anche, comunque a parte il panorama un po' scenico del castello, sì, comunque era molto bello. Una zona comunque molto naturalistica, naturale. È stato un peccato magari non visitare anche gli altri laghi intorno, che se capiterà ritornerò. Poi a me è piaciuto un sacco anche con Caccialancia, che in realtà era la prima puntata, io non ero all'interno del video, ma ero tipo segretaria delle riprese, di edizione, e tra l'altro c'eri anche te, Giorgio, certo, come esperto. Esatto. Ti era piaciuto? Assolutamente, è stata una bellissima esperienza, anche proprio perché è stata per tutti, posso immaginare, la prima puntata, e quindi eravamo tutti abbastanza emozionati. Penso sia stata una bellissima puntata, anche il luogo ovviamente ha aiutato, bellissimo posto. Con quella nebbia che arrivava. Assolutamente. La nebbia non è avuta, a un certo punto è arrivata, quindi tutti dicono, dai, vai, facciamo. Giriamo finché c'è nebbia. Tutti di corsa. Quindi è stata comunque un'esperienza molto bella, soprattutto formativa comunque. E invece tu, Gloria, eri venuta a Monte San Giorgio e avevi fatto la fonica. Sì, avevo fatto la fonica, è stato molto divertente, perché principalmente devo seguire chi sta con la camera, no? E quindi ho dovuto seguire passo passo, qui uno deve capire anche... No, cioè, se la tua ombra si vede nell'immagine che viene ripresa, oppure qui devo stare fermo. Bene, direi che abbiamo finito anche l'ultima puntata. Noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno visto i vari video. Ringraziamo moltissimo gli esperti, i nostri responsabili che ci hanno permesso di fare questo progetto. E niente, seguiteci ancora su Instagram e YouTube se vi siete persi delle puntate. E consigliamo anche ai giovani che magari hanno visto qualche video di provare l'esperienza del servizio civile, che come avete visto a noi è piaciuta tanto. Non dovete per forza fare gli attori, però. Specifichiamo. Sto per risparmio. Niente, ciao a tutti. Ciao.